promozioni, arrivare alla finale dei playoff, mettere in piedi una struttura da zero, non solo per quello che sono i risultati sportivi, ma per quello che si costruisce intorno alla società di calcio, penso che questo sia il riconoscimento per tutto questo lavoro. I conti sono veramente molto semplici da fare, perché il Pescara in Serie A prende 20 milioni di diritti, 3 ne lascia alla Serie B nel primo anno, e quindi sono 17. Se vuoi mettere che tra incassi ad essere larghi e marketing ne raccogli altri 7-8, fai 25. Ad arrivare a 35 ce ne mancano 10. Con 10 milioni in più in tasca il Pescara lotterebbe per l'Europa League. Al di là dei fondi, se ci sono o non ci sono, il mercato di gennaio poi va fatto sulla base di quelle che sono le richieste del mister, le caratteristiche dei giocatori che vuole lui, e poi bisogna capire se questi giocatori li devi comprare, li devi prendere in prestito, li devi prendere con un diritto di riscatto. L'importante è trovare i giocatori, poi sicuramente se troviamo quello che vuole il mister, i giocatori arriveranno a Pescara, quindi cioè il mercato purtroppo bisogna capire, ecco perché dico alle volte bisogna parlare con cognizione di causa. Il mercato secondo me si fa e qualche volta si può fare anche senza soldi. Arriveremo a dicembre, a fine dicembre, tireremo una linea, dopodiché sicuramente ci diremo ci serve un difensore e andremo a trovare il difensore, ma sicuramente c'è già chi sta lavorando in questa direzione. Però il mister vuole avere il tempo per valutare tutti quelli che ha al rientro di questi ragazzi che purtroppo un po' di infortuni hanno fermato, diciamo.